scoprirai, molte cose imparerai. Trippi! Ehi, sono io, Blippi! Oh, e guardate cosa c'è qui! Wow, un vero camioncino dei gelati! Oggi voi e io scopriremo com'è fatto un camioncino dei gelati! Gustosi! Bene, ora andiamo a vedere com'è fatto questo camioncino all'esterno! Wow, è così colorato! Oh, e guardate, c'è del gelato qui! Abbiamo uno stecco alla fragola, abbiamo un gelato biscotto, abbiamo un cono, e qui rosso, bianco e blu! Un ghiacciolo! Guardate questi! Bellissimi! Sono dei cerchioni rosa, così il camioncino può girare per la strada! Persino le ruote in tinta! E questo cos'è? Ah, dice rallentare attraversamento bambini. Sembra che ci siano delle luci. Ora ve le mostro. Wow! Bene, vedete questa levetta rossa? Guardate cosa succede quando la tiro. Wow! Le luci lampeggiano in arancione e il cartello sbuca dal camioncino dei gelati. In questo modo sai di non doverti avvicinare al camioncino o almeno di essere molto attento in modo che nessuno si faccia male. Allora lo teniamo aperto per ora. Oh, adesso vi mostro qualcos'altro. Vedete questo? Questo è un interruttore per la musica! La sentite questa musica? Avvisa dell'arrivo del camioncino, così potete prendervi un gelato! E guardate qui! I contatti social di questo camioncino a Las Vegas, Nevada! Ottimo! Oh! E guardate proprio qui! Guardate quante scelte di gelato ci sono! Wow! Questo è di colore rosso, arancione, verde! Oh! E guardate questo! Uno dei miei due colori preferiti! L'arancione! Miam! Oh! Una tartaruga ninja! Oh! SpongeBob SquarePants! E vediamo qui. Ve lo ricordate questo? Già, è anche sull'altra fiancata! È lo stecco alla fragola! Miam! Oh! Guardate qui! Questa è la vetrina alla quale ti avvicini! E puoi comodamente ordinare il tuo gelato! Oh? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Un momento! Non c'è nessuno! Ho un'idea! E se voi e io andassimo dentro a servire il gelato alle persone? Andiamo! Bene, saltiamo a bordo e serviamo del gelato! Ma prima dobbiamo accendere il generatore! Questo serve a far funzionare il frigorifero! Accendiamolo! Wow! È come un piccolo motore che produce l'elettricità per tenere il frigo molto freddo! Ma il frigo è già freddo, quindi possiamo spegnerlo! Bene! Adesso entriamo dentro a servire dei gelati! Wow! L'interno di un camioncino dei gelati! Ah! Sono emozionato! Wow! Questo è il posto dove si siede il guidatore!
proprio come un veicolo normale. Abbiamo un volante, una leva del cambio, le chiavi. Ma non siamo qui per guidare, siamo qui per il gelato! Wow! Questa grossa cosa bianca qui? Questo è il frigorifero! Apriamolo! Wow! Guardate quanti gelati! Bene, prendiamo 5 gelati sullo stecco. Pronti? Ah! Bene! Ok, ne abbiamo uno. Uno. Due. Oh, eccone un altro. Tre. Ecco qui. Quattro. Molto bene. Vediamo. Ecco fatto. Perfetto. 5. Esatto. 5. Chiudiamo questo così restano belli freschi. Quindi proprio qui ne abbiamo 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 gelati sullo stecco. Ma ora ci servono 3 merendine. Ok. Che ne dite? Del popcorn? Uno. Che ne pensate? Delle patatine. 2 snack. Ah, che altro? Oh, già! Bene. 3 merendine. Quindi abbiamo 5 gelati sullo stecco e 3 merendine. 5 più 3 fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Gnam! Benissimo, ora dobbiamo fare in modo che tutti su Twitter e Instagram sappiano dove siamo. Perfetto! Ok, abbiamo del gelato qui. Serviamoglielo. Perfetto! Per primo il gelato allo zucchero filato. Chi lo vuole? Io! Gnam, ecco a te. Come si dice? Come si dice? Grazie. Non c'è di che. Ok, abbiamo un gelato biscotto. Per me. Gnam! Grazie. Prego. E un Hello Kitty. Grazie. Non c'è di che. Bene. Gustate il vostro gelato. Grazie. Ciao! È stato divertentissimo esplorare il camioncino dei gelati con voi! Beh, penso sia il momento giusto per la super divertente canzone del gelato! Facciamo un bel gelato, gnammigna! Facciamo un bel gelato, che bontà! Facciamo un bel gelato, in pancia andrà! Com'è gustoso il gelato! Gelato alla fragola, mi piace do. Panna montata e una banana, mi piace do. Un bel gelato alla fragola, com'è gustoso il gelato. Un bel gelato con il cioccolato, una ciliegia sopra il pralinato. Un bel gelato con il cioccolato, com'è gustoso il gelato. Un bel gelato con i vermicelli, sono gommosi verdi, rossi e gialli. Un bel gelato con i vermicelli, com'è gustoso il gelato. Facciamo un bel gelato, gnammigna. Facciamo un bel gelato, che bontà. Facciamo un bel gelato, in pancia andrà. Com'è gustoso il gelato. Facciamo un bel gelato, gnammigna. Facciamo un bel gelato, che bontà. Facciamo un bel gelato, in pancia andrà. Com'è gustoso il gelato. Gnam!
guardate che cos'ho! È della plastilina! E faccio finta che sia un gelato! Ma in realtà è un gioco, quindi attenti, non mangiatela! Bene, vedete? Questo è come gelato alla vaniglia! Gnam! E questo è come gelato al cioccolato! Guardate, abbiamo degli ingredienti! Come questo! Sì, è sciroppo alla fragola! Ok, togliamo il tappo e lo versiamo! Gnam! E guardate questo! È sciroppo al cioccolato! Wow! Ah, mettiamone ancora un po' qui! Perfetto! Gnam! Sembra invitante! E poi possiamo mettere sopra il gelato al cioccolato, qui, magari della panna montata! Buona! Versiamola! Oh, sembra gustoso! Guardate cosa c'è qui! Abbiamo ancora dell'altra plastilina! Direi che questo si merita una ciliegina in cima. Ok, togliamone un po' da qui e poi schiacciamo, schiaccia. E l'arrotoliamo. Oh, sembra proprio una ciliegia carina. Facciamole una fossetta in cima. Yeah! Perfetto, mettiamola sopra il gelato al cioccolato. Gnam! Sembra buono, ma come ho detto, attenti a non mangiarlo. E invece qui sembra che ci sia del blu e dell'arancione. Blu e arancione, i miei due colori preferiti! Facciamo dei bruchi gommosi. Bene, prendiamo metà di questo arancione, arrotoliamo. Ok, guardate qua, bruco gommoso arancione. Mettiamolo qui sopra in cima. Poi prendiamo il blu e facciamo un altro bruco gommoso e lo mettiamo qui. Perfetto. Arrotoliamo. Guardate questo bruco gommoso. Appoggiamolo qui sopra. E così abbiamo due invitanti gelati giocattolo! Gnam! Beh, questa è la fine del video. È stato divertentissimo esplorare il camioncino dei gelati insieme a voi e ascoltare, ballare e cantare la divertente canzone del gelato! Beh, se volete guardare altri miei video, tutto quello che dovete fare è cercare il mio nome. Vogliamo fare lo spelling insieme? Pronti? B-L-I-P-P-I! Blippi! Bene, ci vediamo! Ciao! Wow! Ehi, sono io, Blippi! Guardate dove sono oggi! Oggi mi trovo al Woodland Park Zoo di Seattle, Washington! Siete mai stati allo zoo? Già, è fantastico! Qui possiamo vedere animali grandi, animali piccoli o persino insetti, se vogliamo! Già! Sono molto emozionato! Andiamo! Wow, siamo all'interno di un habitat! È meraviglioso! Wow, guardate! Questo è per un animale che vive qua! Gnam! Ok, lo rimettiamo a posto. Wow! E questo è vero cibo per animali! Sì, questo è ciò che mangiano quotidianamente! Ehi, guardate! Vedete questa ciotola? Bene! Aggiungiamo un po' di cibo in polvere e mescoliamo bene! Questo è ciò che l'animale che vive qui adora mangiare! Ok, rimettiamo a posto queste cose! Ehi! Avete visto che cosa c'è qui? Wow! Sembra una piuma! Di certo deve appartenere all'animale che vive in questo habitat! Una piuma! Gli uccelli hanno le piume! E avete visto? È di colore rosa!
cosa! Wow! Sapete quale animale o uccello è di colore rosa? Già! Il fenicottero! Ok, quindi poso la piuma qui e poi prendo uno spuntino. Andiamo, cerchiamo insieme i fenicotteri! C'è John! Ciao! Ciao, Blippi! Come stai, John? Bene, benvenuto nell'area fenicotteri. Grazie, che cosa fai? Raccolgo un po' di piume. Oh! E quelli sono i fenicotteri. Oh, vedete laggiù i fenicotteri? Wow! Posso avvicinarmi per guardarli meglio? Certo, fai grazie. Pure! Grazie! Wow! Ehi, andiamo a osservarli un po' più da vicino. Oh! Ciao, fenicotteri! Ciao! Wow! Questi uccelli sono troppo belli! Voi sapevate che i fenicotteri, quando nascono, sono di colore bianco? Già! O grigio, un grigio bianco! E poi, quando crescono, diventano di colore rosa! Perché il cibo che mangiano contiene tanto rosa! Wow! Sono troppo belli! E avete visto quanto sono lunghe le loro zampe? Wow! Sono lunghissime! Un fenicottero adulto ha le zampe molto più lunghe di tutto il resto del suo corpo! Wow! È pazzesco! Ehi, e avete visto che loro le piegano nel senso inverso al nostro? Già! Noi umani pieghiamo le gambe in avanti! Invece, i fenicotteri piegano le zampe all'indietro. Forse penserete, wow, che ginocchia flessibili! Ma ecco, vi spiego un fatto molto curioso. Vedete quell'area più scura, proprio a metà delle loro gambe? Sembra il loro ginocchio. Ma in realtà quella, per un fenicottero, è la caviglia! Wow, è incredibile! Sentite, propongo di lanciare questo spuntino nell'acqua per vedere se arrivano i fenicotteri, ok? Ragazzi, c'è la pappa! Ecco lo spettacolo degli animali ambasciatori! Un altro animale incredibile! Questo posto è fantastico! Ehi, come ti chiami? Io sono Susie. Oh, molto piacere! Quello chi è? Si chiama Harry ed è una moffetta striata. Wow, una moffetta striata! Infatti vedo che ha strisce bianche e nere. A cosa servono? Grazie a queste strisce, i predatori nelle vicinanze capiscono di trovarsi di fronte a una moffetta. E se hanno già avuto a che fare con una di loro, di sicuro non vorranno farsi spruzzare. Oh, capisco. Aspetta, hai detto spruzzare? Parli dell'odore che producono, che sa di uova marce? Esatto, sì. In effetti è un odore piuttosto forte. Se ti è capitato di sentirlo, è inconfondibile. Soprattutto se hai avuto la sfortuna di essere spruzzato. Già, ma perché le moffette spruzzano? Sistema di difesa. Se una moffetta si sente minacciata, la sua prima reazione è quella di scattare in avanti o sollevarsi in verticale sulle zampe anteriori, come a dire, ehi tu, non provocarmi, altrimenti qui finisce male. E se poi il predatore si avvicina ancora, viene spruzzato. Oh, quindi il nostro Harry è agile come un ginnasta a fare le verticali. Divertente! Di che cosa si nutre? Adesso sta mangiando degli insetti. Gli piacciono gli insetti, la verdura, la frutta, a volte mangia anche la carne. Wow, Harry è davvero simpatico! Io adoro le moffette! Wow, guardate qua! Un altro animale, che bello! Wow! Lui si chiama Eduardo. Ciao, Eduardo! Wow! Eduardo è un armadillo dalle tre fasce. Wow! E come vedete, sta mangiando degli insetti. Sembrano veramente buoni! Per lui. Mi hanno dato il permesso di entrare nel suo recinto, ma sono sicuro che Eduardo troverà le mie scarpe più interessanti per l'odore che hanno, perciò adesso entro e stiamo a vedere se è un tipo curioso. Ciao! Ehi, come stai? Forte! Lo vedete? Caspita, ha una corazza molto dura! Certo! L'armadillo dalle tre fasce può avvolgersi su se stesso fino a formare una palla. Ma Eduardo non lo sta facendo, perché quello è un meccanismo di difesa. Quindi significa che adesso si sente a suo agio. Ciao! Avete visto che annusa dappertutto? Oh, è adorabile!
Ha delle unghie molto lunghe sia davanti che dietro. E poi ha dei simpatici peli che sbucano da sotto la corazza. Oh, guardate come corre! Wow, avete visto? Ecco, questo è un falco. Aspetta un attimo, e tu chi sei? Io mi chiamo Lindsay e sono una custode di animali ambasciatori. Wow, come si chiama questo falco? Lui è Sisko. È una poiana di Harris di 32 anni. Wow, Sisko è molto bello! Wow, adoro le sue ali. Ha delle ali grandi o sottili o piccole? Ha delle ali grandi e ampie, perfette per librarsi in volo, ma non adatte per scendere in picchiata. Oh, wow! Vive con altri o è solitario? Le poiane di Harris sono molto speciali perché vivono in gruppi di famiglie insieme ad altri falchi. Strano, perché in genere i rapaci sono solitari. Oh, wow! Anche i suoi occhi sono strani. Ma che cosa hanno di particolare? Le poiane di Harris e molti altri rapaci hanno una vista a dir poco eccezionale. Caspita, che forte! Adoro il suo becco, guardate, è così! Pare molto affilato, posso guardarlo più da vicino? Certo! Wow! Guardate, Sisko! Wow! Wow, com'è imponente! Wow! Ciao, Sisko! Bello! Wow! Un altro animale incredibile! Wow! Questa è una civetta delle tane! Wow! Come si chiama? Questo è Papu. Oh, piacere di conoscerti, Papu. Io sono Blippi. Avete visto gli occhi di Papu? Sono molto grandi e gialli. Questo significa che ha un'ottima vista? Sì, le civette hanno una vista eccellente. Fantastico! Ma lui è davvero minuscolo, è ancora piccolo! No, Papu è un esemplare adulto. Wow! E si comporta come altre civette che escono di notte e vanno in cerca di cibo? Dunque, ci sono delle civette notturne, che cioè sono attive di notte. Invece Papu è diurno, quindi è attivo durante il giorno. Però, molto interessante! Ed è proprio un tipo adorabile! Wow! È così carino che vorrei accarezzarlo, ma è meglio non farlo. Posso guardarlo da vicino? Certo! Wow! Guardate un po' qui. Questa è Anahi. Già! È proprio bella! Wow! Vedete come tira fuori la lingua? Beh, ogni tanto estrae la lingua solo per captare gli odori. Non è pazzesco? Noi usiamo il naso per annusare, mentre lei invece lo fa usando la lingua, già! Anahi è un boa constrictor dalla coda rossa. Caspita! Guardate come sta comoda tutta attorcigliata all'albero! Ehi, ciao! Wow! Spero si stia divertendo tanto! Wow, ma è lunghissima! Al momento ha raggiunto circa 7 piedi. Già, corrisponde a 2 metri e 20 centimetri circa. Wow, ma di fatto cresce molto di più! Può crescere anche più di così! Woohoo! Già! Può diventare lunga anche 12 piedi, cioè intorno ai 3,5 metri. Wow, è davvero... Wow, guardate! Questa è Blu e Blu è uno scinco dalla lingua blu. Assomiglia a un serpente, vero? Un serpente con le zampe? E invece no, in realtà è una lucertola. Wow, è proprio un rettile meraviglioso. Ehi, avete visto la lingua? Già, è di colore blu. È logico! Scommetto che i predatori pensano che quella lingua possa essere velenosa, già! Wow, e vedete le sue orecchie? Wow, scommetto che ha un ottimo udito! Wow! Sì, come stai? È una bella giornata? Wow! Wow, guardate! Questo è Tat e questo è Cairo! Che dolci! Ciao! Queste sono delle tartarughe egiziane.
quando penso a una tartaruga me la immagino immensa! Ma questa è già la loro dimensione adulta. Dove state andando? Chissà se hanno fame. In realtà vivono nel deserto già. Wow! In effetti ha senso, perché sono tartarughe egiziane. Wow! Guardate, c'è un inseguimento in corso! Sembra divertente! Ciao, pinguino! Ehi! L'avete visto? Era un simpatico pinguino! Bello! Allora, vi siete divertiti oggi al Woodland Park Zoo di Seattle, Washington con me? Già! Io mi sono divertito un mondo ad ammirare questi incredibili animali! Ehi! Qual è il vostro animale preferito? Wow! Che animale stupendo! Beh, siamo arrivati alla fine del video, ma se avete voglia di vederne degli altri, non dovete fare altro che cercare il mio nome. Volete fare lo spelling con me? B-L-I-P-P-I! Blippi! Ben fatto! Allora, alla prossima! Ciao, ciao! Sono io, Blippi, e guardate cosa sto facendo! Già, una bella escursione! Wow! Oggi ho camminato veramente tantissimo, sapete? Già, e credo di essere arrivato in cima alla montagna! Wow! Questa montagna ha moltissimi cespugli, arbusti, alberi... Wow! E guardate un po' queste rocce! Sono enormi! Wow! Adoro fare delle escursioni! Si sta a contatto con la natura, si respira l'aria fresca... Wow! E guardate quanto siamo in alto qui, in cima alla montagna! Si vedono moltissime altre montagne! Ciao, montagne! Ciao, montagne! Wow! Avete sentito l'eco? È forte, no? Wow! Oh. Guardate! La vedete laggiù? Sembra proprio una grande cupola! Già! Sicuramente c'è un telescopio dentro! Già! Quest'oggi siamo all'osservatorio del Monte Wilson, sul Monte Wilson, in California! E di sicuro ci divertiremo un mondo! Si va a esplorare! Questa cupola è mastodontica! Wow, è davvero impressionante e sicuramente c'è un telescopio all'interno! Già! Lo sapete cos'è un telescopio? Già! È uno strumento speciale che si usa per osservare attentamente lo spazio e si vedono i pianeti, si vedono le stelle e un sacco di cose meravigliose! Già! Le persone che viaggiano attraverso lo spazio si chiamano astronauti! Già! Mentre le persone sulla Terra che studiano lo spazio si chiamano astronomi! E oggi voi e io possiamo essere degli astronomi! Andiamo! Wow! Avete sentito quanta eco? Già! È perché siamo dentro la cupola! Stupendo! E un'altra cosa stupenda? Guardate un po' qua! Questo è proprio il telescopio! Oh, e mi piace anche tanto il colore! Già, è di colore blu! Ormai lo sapete, è uno dei miei due colori preferiti! Già! E lo sapete com'è fatto e come funziona? Vediamo! In pratica c'è un'apertura sulla punta molto in alto. La luce entra da lì, diciamo da una stella o un pianeta, dopodiché rimbalza su degli specchi e alla fine arriva dentro l'oculare. Oh, l'oculare è proprio lì! Già! Wow! Guardate, eccolo qua! Già, qui è dove si appoggiano gli occhi per osservare il cielo notturno con il telescopio. Wow! Già, volete scoprire cosa si vede proprio con questo telescopio quando lo si usa di notte? Sì! Lo vedete? Quello è il pianeta Saturno! Wow! E io so che è Saturno perché ha tutti quei bellissimi anelli colorati. Forte!
E quello cos'è? Ma certo! Quello è il pianeta Giove! Giove è il pianeta più grande del nostro sistema solare! Wow, è veramente enorme! E poi sembra proprio che Giove abbia una grande quantità di lune! Wow! Già, il pianeta Terra ha solamente una luna! Wow, guardate! Già, quella è la galassia di Andromeda ed è la più vicina tra tutte le galassie a quella della Terra e la nostra galassia si chiama Via Lattea. Wow! Ehi, e quella cos'è? È la nebulosa di Orione. Già, lì nascono tutte le stelle che appartengono alla nostra galassia. Wow! Questo telescopio è straordinario! E se riesce a vedere tutte quelle cose che ci sono nello spazio e che si trovano in punti diversi, questo significa che il telescopio si muove! Possiamo andare al pannello di controllo per far muovere il telescopio di persona! Già, andiamo! Wow! Però quanti gradini! Ah, c'è qualcuno! Ciao, io sono Tom. Oh, piacere, Tom. Ciao. Io sono Blippi. Come il mai piacere sei mio, qui? Sono l'operatore del telescopio. L'operatore del telescopio? Sì. Quindi significa che premi i pulsanti per far andare il telescopio a sinistra, a destra, in alto, in basso? Sì, esatto. Wow. E dimmi, perché hai un computer sulla scrivania? Perché mi dice la posizione di quello che voglio osservare. Oh. Se io voglio guardare questa stella, dice dove trovarla. Wow. Ma è fantastico! Serve un computer per avere l'indirizzo, non so, di un pianeta o una stella e questo gli dice dove puntare il telescopio. Esatto. Wow, è molto interessante. E perché c'è un orologio laggiù in fondo? Beh, devo sapere l'ora. Quello è il tempo siderale. Tempo siderale? Esatto, si chiama orologio siderale. Orologio siderale? Ha senso. Già, non si vedono sempre le stelle. E a che servono questi pulsanti? Servono a muovere il telescopio per poterlo puntare verso la stella o l'oggetto che voglio osservare. NESW. Nord, est, sud, ovest. Sì, esatto. Forte! Senti, Tom, per caso potremmo manovrare il telescopio e magari far muovere qualcosa? Certo, ma prima apriamo la cupola. Forte! Ti spiace premere quel pulsante? Questo qui? Sì. Certo, non aspetto altro! Wow! Che ne pensi? Beh, è stato bellissimo! Grazie di avermelo fatto fare e vediamo che cos'altro fa un telescopio. Prima dobbiamo spostare la cupola per puntarlo in direzioni diverse. Oh. Te lo faccio vedere se vuoi, solo un attimo. Ok! Sei pronto? Sì! Ok. Allora, ti è piaciuto? Wow, è stato spettacolare! Grazie mille di avermi fatto vedere questo bellissimo telescopio! È stato un piacere per me. Ok, ci vediamo! A presto! Ciao, ciao! Ciao! Wow, guardate un po', siamo all'ingresso del Museo Astronomico! Già, ed è un posto dove ci sono un sacco di importantissimi e vecchi strumenti che un tempo usavano per studiare lo spazio sconfinato. Entriamo? Wow! Guardate quante! Sembrano proprio delle ruote! Già, come quelle di una macchina! Ma in realtà queste sono le ruote collocate sulla cupola in modo che la cupola possa girare intorno! Interessante! Wow! Già! Credo di sapere cos'è! Direi proprio che sembra un telescopio, vero? Già! Già, vedono le stelle con questo, i pianeti.
e altre galassie magari? Forte! Ups, scusa! Wow, guardate! Questo è un vetro decisamente grande! Wow! Vi ricordate cosa fa la luce nel telescopio? Allora c'è un primo specchio, poi un altro specchio e la luce rimbalza avanti e indietro e alla fine, dopo essere rimbalzata su un paio di specchi, si dirige all'interno dell'oculare. Questo pezzo di vetro aveva uno strato di argento sopra in modo da riflettere la luce come uno specchio. Oh, e a proposito di specchi, guardate, ce n'è uno proprio qui di fianco! Wow! Oh, ciao! Già! Questo specchio arriva da un vero telescopio! Uno molto vecchio, naturalmente, già! Perché siamo in un museo! Beh, continuiamo a scoprire i telescopi e lo spazio universale! Già! Wow! Oh oh, guardate che roba! C'è un altro telescopio! E questo misura ben 150 piedi ed è un telescopio solare! Solare, quindi per il sole! Già! Con questo telescopio si può guardare attentamente il sole! Ok, prima di entrare però ho una cosetta da dirvi! Non guardate mai il sole, è una cosa che si può fare solo con un telescopio solare! È molto importante, non farebbe bene agli occhi! Bravi! Ok, andiamo! Wow! Wow! Forte! Guardate un po' qua! Wow! Guardate tutti questi diagrammi e questi grafici! E queste sono foto del sole! Già, è sicuramente il posto giusto dove trovare il telescopio solare. Vediamo, dove potrebbe essere? Wow! Forte! Già, eccolo qua! È troppo bello! E ricordate che ho detto che misura 150 piedi questo telescopio? Già, vuol dire che il telescopio in altezza misura 150 piedi in totale. Già, è molto alto! Sono circa 50 metri, wow! Allora, non bisogna mai guardare direttamente il sole, ok? E l'unico motivo per cui possiamo osservare il sole è perché questo telescopio è solare. Mi raccomando, non uno normale, ma uno solare! Chiaro? Pronti? Oh, wow, guardate! Però, la vedete? Sì, questa è un'immagine indiretta del sole! Già! In pratica, la luce arriva e colpisce questo foglio di carta bianco. E così noi possiamo vedere il sole in questo momento! Non è meraviglioso? Wow, io adoro i telescopi solari! E vai! Wow! Siamo nello spazio! 5, 4, 3, 2, 1, lancio! Volare lontano dal mondo, con il razzo si può in un secondo, sentirai dei rumori intorno, superiamo ogni confine, andiamo via. Sono un razzo che vi porta nello spazio e poi forse tu potrai vedere gli alieni con noi. Un viaggio tra le stelle che non scorderai, ma ricorda di allacciare la cintura perché scoprirai che qui non c'è gravità. Quello che vedrai ti sorprenderà, ma poi la tua casa ti richiamerà e dovrai tornare dall'umanità. Volare lontano dal mondo, con il razzo si può in un secondo, sentirai dei rumori intorno, superiamo fine, andiamo via. Lancia il razzo sempre più su, vola nello spazio anche tu. Partiamo da qui, dovrai solo dire sì. Lancia il razzo sempre più su, vola nello spazio anche tu. Partiamo da qui,
dovrai solo dire sì. È stato super interessante scoprire l'astronomia e i telescopi insieme! Già! Ehi, lo sapete quanti pianeti ci sono nel nostro sistema solare? Già, sono effettivamente 8. Allora, al centro abbiamo il Sole. Già, e poi abbiamo Mercurio, Venere, la Terra, che è il nostro pianeta, Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno! Wow! E tutti questi pianeti girano attorno al nostro Sole, che si trova in una galassia chiamata Via Lattea. Oh, troppo forte! Wow! Non è stato super divertente oggi? Già! Ho passato una giornata stupenda con voi a imparare com'è fatto lo spazio! Già! E poi i telescopi non sono forti? Già! È bello avere la possibilità di osservare lo spazio, vedere i pianeti, le stelle e tutte queste cose stupende! Beh, siamo arrivati alla fine del video, ma se volete vederne qualcun altro, l'unica cosa da fare è cercare il mio nome! Facciamo insieme lo spelling del mio nome? B-L-I-P-P-I! Blippi! Ottimo lavoro! Ok, ci rivediamo! Ciao, ciao! Wow! Ehi! Sono io, Blippi! E guardate dove siamo? Già! Oggi ci troviamo ad Adventure City, ad Anaheim, in California! È un parco fantastico! Già, qui ci sono moltissime giostre! Wow! Io le adoro! Voi siete mai andati su una giostra? Forte! Andiamo a vedere! Dai! Wow! Ehi, guardate qui! Aeroplani! Wow! Io adoro gli aeroplani! Sapete, volano così alti nell'aria! Già, come se fossero uccelli! Ma in realtà sono macchine! E gli aeroplani sono un valido mezzo di trasporto! Wow, vanno dal punto A al punto B a grandissima velocità! Wow, quasi quasi faccio un giro sull'aeroplano! Wow, molto bene! La prima regola su qualsiasi giostra è la sicurezza, perciò bisogna mettersi la cintura. Ok, ecco fatto! Le cinture sono ben allacciate, quindi si va! Ciao, ciao, ciao! Un giro davvero fantastico! Wow! Molto bene! E ora che la giostra si è fermata, posso togliere la cintura e possiamo continuare ad esplorare questo parco. È stato davvero divertente, vero? Ok, a dopo, aeroplani! Ciao, ciao! Wow! Una parte molto bella di Adventure City? Già! È questa zona qui! C'è tanta nebbiolina! Già! E la nebbiolina consiste in piccolissime minuscole particelle d'acqua! Adesso entro! Wow! A presto! Wow! Wow! È come una nuvola! Wow! Wow! Ehi! Ci vediamo! Wow! 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 È stato fantastico! Bene! Beh, è molto divertente fare tutti questi giri sulle giostre!
Già, ed è anche divertente imparare qualcosa sui diversi mezzi di trasporto. Sì, questo posto è pazzesco. Aspettate un secondo. Questa deve essere la stazione di Adventure City. Mi chiedo se la prossima giostra non sia un treno. Sì, deve essere così. E i treni sono un altro tipo di mezzi di trasporto. Già! Andiamo! Wow! Sarà divertentissimo fare un bel giro su questo treno. Wow! Guardate i colori! Già, questo treno è rosso, verde, giallo e le porte sono nere. Wow! E ci sono diversi tipi di treno in base all'alimentazione. Già, ci sono i treni diesel, quelli a vapore e ci sono anche treni alimentati dall'elettricità. Che forte! Ok, bene. Si parte! E com'è che si dice? Tutti a bordo! Woohoo! Ciuf ciuf! Wow, è bellissimo! Wow! Mi domando che cosa ci aspetta! Wow! Wow! Sembra che ci siano molte piante. E le piante, sì, fanno molto bene al nostro pianeta. Già! Oh, salve! Ciao! Ehi! Wow! È proprio molto divertente! Wow! A quanto pare ci sono molti palloncini. E un po' di fieno, come se fossimo in una fattoria. Ehi, e quello lì sembra un carosello. Wow! Davvero belli quei cespugli. Oh, questa sembra una città. In questa città ci sono una biblioteca, un ufficio postale... Oh! E una scuola! Adoro le scuole! Sì, lì è dove si imparano tante cose! Wow! La sentite? Sì, è la campana del treno! Avverte le persone che stiamo passando! Oh! Lì c'è un gruppetto di capre! Ciao capre! Ciao galline! Già, qui c'è anche una fattoria didattica! Wow! A dopo! Wow, le mongolfiere! Quella giostra sembra davvero una bellezza! Ciao! Wow! Wow! Gli aeroplani! Io adoro gli aeroplani! Già! Oh, sì! Quella è una montagna russa! Wow! Le montagne russe possono essere molto emozionanti! E tanto divertenti! Wow! Una cascata! Guardate! Qui sembra di essere nella giungla o in una foresta pluviale! Wow, sì! Lì vivono le rane freccia velenose! Oppure i tucani! Già, che uccelli fantastici! Wow! Già! È stato proprio divertente fare un giro su questo treno ed esplorare Adventure City! Wow! Wow! Beh, dato che abbiamo visto gli aerei e poi i treni, mi chiedo cosa troveremo ora! Andiamo! Wow! E vai! Un'altra giostra! Wow! Guardate qui!
Questo sembra proprio un veicolo della polizia, un fuoristrada o qualcosa di simile. Fortissimo! Wow! E anche un camion dei pompieri, visto? Già! E si chiama anche autopompa. E un'ambulanza! Wow! Oh, questi che vedete sono tutti mezzi di trasporto. Già, in realtà sono tutti quanti veicoli d'emergenza. Whee! Questa giostra è stupenda! Wow! Wow! Ok, quindi abbiamo visto aerei, treni e automobili! Chissà cos'altro possiamo trovare? Wow! La vedete? Già! Quella è una montagna russa! E io adoro le montagne russe! È divertente stare lì seduti! Wow! Bene, farò un giro sulla montagna russa! Andiamo! Wow! Dai, sarà molto divertente! Venite! Wow! Guardate tutti i colori dei vagoni! Wow! Questa è la Freeway Coaster! Wow! Molto bene, questo vagone è di colore viola! Un vagone nero! Oh! Un vagone blu! Un vagone rosso! E l'ultimo vagone è di colore giallo! In quale vagone vogliamo sederci? Oh! Ehi, che ne dite del vagone blu? Già, è uno dei miei due colori preferiti! Lo sapevate già, non è vero? Bene, ok! Si parte! Woohoo! Sono pronto! Sta controllando che tutto sia a posto e sicuro e che questo qui sia bloccato! Non vedo l'ora! Ehi! Quasi ci siamo! Wow! Wow! Evviva! Woo-hoo-hoo-hoo! Sì! Wow! 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 È stato davvero divertente! Wow! Questa montagna russa, sì, è indubbiamente un altro mezzo di trasporto, ma non è stato efficiente perché siamo tornati di nuovo al punto di partenza! Che sciocco! Bene, siamo arrivati alla fine del video, ma se volete vederne ancora degli altri, vi basta soltanto cercare il mio nome! Facciamo insieme lo spelling del mio nome? B-L-I... P-P-I, Blippi! Ottimo lavoro! Bene, ci vediamo presto! Ciao ciao!